Isidoro Sparnanzoni, Stefano Petracci, Pasqualina la Montesanta, una leggenda del Novecento, con la collaborazione di Donella Pezzola, Cattedrale. Pagina 138. Su Pasqualina molto è stato scritto, talvolta anche a sproposito, da taluni giornalisti, e molto è stato detto da studiosi di fenomeni paranormali, ma molto resta ancora da dire, in quanto, al di là degli esperimenti scientifici, tutti con riscontri positivi, qui la veggente diagnosta e telediagnosta, in più occasioni è stata sottoposta da illustri clinici e da note personalità del mondo della parapsicologia, ci sono altri aspetti da non trascurare e che devono essere esaminati e valutati alla stregua di altrettanti documenti, anch'essi probanti non solo la lunga attività della veggente diagnosta, ma soprattutto la efficacia delle sue diagnosi ed il patrimonio di umanità che essi costituiscono, aspetti e documenti che superano di gran lunga i risultati degli esperimenti scientifici pubblici e ufficiali.